Allora, coach Paolo Tofoli, primo approccio fisico a Castellana Grotte, prime impressioni, primi approcci anche con l'intero staff. Mi dici le tue prime impressioni? Ma ottime, ottime, sì, sono venuto qua a Castellana Grotte, così anche per incontrare con tutto lo staff, staff tecnico, staff sanitario, dirigenti, insomma, per conoscersi, per mettere le basi, per programmare bene l'inizio della stagione. Infatti l'abbiamo programmata che ci troveremo il 21 di inizio, il 21 agosto inizio preparazione, così diamo modo, insomma, ai ragazzi di arrivare in tempo, anche perché viaggiare il 19, il 18, 19 di agosto sappiamo tutti che è un bolino nero, quindi abbiamo detto arriviamo tutti il 20 e il 21 cominciamo. Sarà un'esperienza importante per te, una prima esperienza in A1 maschile, un nuovo corso che si sposa con un nuovo corso della società che ha cambiato tutto. Sì, beh, a me è una grandissima soddisfazione venire qui a allenare in A1, c'è tanta voglia, tanto entusiasmo di far bene. So che l'anno scorso è stata una stagione un po' travagliata, ma del resto il primo anno di A1 è sempre così. Pensiamo di aver fatto una squadra discreta, dopo certo bisogna vedere anche le altre squadre come saranno attrezzate, però dopo lo dirà il campo. Noi ce la metteremo tutta, lotteremo sempre col coltello fra i denti, cercheremo di dare il massimo, di divertire e anche di, come obiettivo, di portare più gente possibile anche a Bari, al Palazzo dello Sport, cercare di coinvolgere più persone e creare un entusiasmo intorno alla pallavolo. Noi siamo forti perché insomma abbiamo tutti i giocatori di 2 metri e anche sopra i 2 metri, diciamo il più basso è Falaschi, il palleggiatore, però è uno che si fa rispettare anche a Muro, ma è una squadra secondo me equilibrata. Dopo vedremo in campo dove magari saremo forti, le caratteristiche, no, positive o negative. Io dico sempre che alla fine le squadre tutte hanno difetti, sta nel camuffare i difetti, nasconderli e cercare di eccellere magari nelle cose che sappiamo far meglio. Dopo certo chi più chi meno, pregi e difetti ce li abbiamo tutti, però ecco, pensiamo a noi, umili, testa bassa, allenarsi, cercare di giocare il meglio possibile e crescere, dopo vedremo i risultati. È quello che promette anche i tifosi questo. Ma certo, 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 io dico sempre che il sogno nel cassetto dobbiamo averlo. Noi certo rimaniamo umili, dobbiamo salvarsi, la squadra è per salvarsi, sarà una bella lotta con altre squadre, però io penso che anche noi come staff, ma anche i giocatori devono avere anche un sogno, ambire sempre ad andare più in alto, cioè non accontentarsi magari sì, mi salvo, boh. Noi dobbiamo giocare ogni partita col coltello fra i denti come se fosse una finale. Quindi dopo, alla fine, tireremo le somme e faremo i calcoli dei punti che avremo.